Clash Royale è un gioco di strategia freemium di Supercell. In questo video ti mostrerò come connettersi facilmente all'API del gioco per poter ottenere tutte le informazioni che desideri su clan, giocatori e quant'altro. L'API di Clash Royale fornisce un accesso praticamente in tempo reale ai dati del gioco. Per accedere all'API è necessario un account sviluppatore e una chiave per abilitare la propria applicazione. Per creare un account basta accedere alla sezione del sito dedicato agli sviluppatori e seguire il processo di registrazione. Una volta completato sarà opportuno loggarsi con l'indirizzo email e la password scelta. Le chiavi aiutano a controllare l'accesso e il traffico all'API. Quando si crea una chiave è necessario specificare gli indirizzi IP a cui è consentito accedere agli endpoint API. Per creare una chiave è necessario recarsi nelle impostazioni del proprio account e cliccare su Crea nuova chiave. A questo punto dare un nome al progetto, ad esempio progetto Upscript, inserire una descrizione, Clash Royale API con Google Upscript, ed inserire un indirizzo IP valido. Potete utilizzare in questo caso il vostro, ottenibile scrivendo What's my IP nella barra di ricerca di Google, per poi cliccare su Crea chiave. A questo punto entrare nella chiave appena creata per recuperare il token che andremo ad utilizzare all'interno della nostra applicazione. Nel caso specifico, nel mio progetto, ho creato una variabile dedicata dove andarlo ad inserire, la quale è inclusa nel leader delle chiamate all'API che vedremo tra poco. Passiamo ora alla parte della documentazione contenente gli endpoint da interrogare per recuperare le informazioni che ci interessano, tra le quali clan, giocatori, carte, tornei, località e tornei globali. Facendo clic sul collegamento corrispondente per una categoria si espanderà un elenco di endpoint specifici. Al clic su uno di essi si aprirà la relativa pagina di documentazione, contenente il metodo HTTP e l'URL dell'endpoint, una breve descrizione del suo scopo, un elenco dei parametri accettati e dei messaggi di risposta, nonché una richiesta di esempio e di risposta ottenuta. Tutte le chiamate API a Clash Royale devono essere effettuate a questo URL di base. Il resto del percorso si compone con il path dello specifico endpoint, ad esempio clans o players, e dai parametri in query string. Questi sono due esempi che ho creato per interrogare l'API di Clash Royale da Google Upscript utilizzando la classe URL Fetch App, che non fa altro che puntare ad un indirizzo esterno ed ottenere una risposta. Se è il primo avvio di una funzione del vostro progetto, sarà richiesto autorizzare lo script ad accedere a un servizio esterno. Basterà seguire la semplice procedura guidata. La prima funzione cerca i clan in base al parametro passato, nel caso specifico il nome, ad esempio Baraldi. Scrivendo il termine nel campo di testo e cliccando su Provalo, viene suggerito l'intero endpoint da utilizzare e che è quello che diamo in pasto al metodo fetch. Nei risultati troviamo tutti i clan che contengono la parola Baraldi nel nome e dai quali è possibile ottenere informazioni associate come il paese, il tag o il punteggio. Con lo stesso criterio, la seconda funzione identifica le informazioni di un singolo giocatore. Il giocatore è interrogabile tramite il suo specifico tag che si trova sotto il suo nome nel relativo profilo. I tag dei giocatori iniziano con il carattere cancelletto, il quale deve essere codificato correttamente nell'URL affinché l'interrogazione vada a buon fine. Per cui il simbolo cancelletto dovrà essere definito come percentuale 23. Pertanto, nel caso del nostro esempio, cancelletto 28L8Y8UC dovrà diventare percentuale 23 28L8Y8UC. Eseguendo la funzione così definita, ecco che otteniamo tutte le informazioni associate al giocatore di interesse: il suo nome, il numero di battaglie, il livello di gioco, nonché il progresso delle sue carte. Ad esempio, possiamo riscontrare che possiede 329 carte del barile Goblin. In questo tutorial abbiamo visto l'output direttamente nel log dell'editor di script. Tuttavia, è possibile gestire questi dati come meglio crediamo. Potremo ad esempio farli comparire direttamente all'interno di un foglio di Google
oppure creare una pagina HTML dove mostrare un cruscotto con grafici, andamenti e altri widget utili. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti e non perditarti a scrivere se hai curiosità, dubbi o suggerimenti sul JavaScript che vorresti approfondire. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!